Questo metterebbe definitivamente un freno a interpretazioni che possono essere fatte in maniera difforme da, che so, un'azienda sanitaria piuttosto che un'altra nel controllo di prodotti o quanto anche ai NAS o per prodotti che vengono importati anche dagli uffici di sanità marittima aerea di frontiera. Quindi chiediamo cortesemente al Governo di rivedere, anche perché, ripeto, è solo di fatto è una norma interpretativa che va a sanare la possibilità di interpretare in maniera differente norme interne e richiamando in maniera specifica il regolamento che a forza di legge di per sé e quindi non deve essere recepito con una norma apposita, definitivamente toglie dal tavolo qualsiasi tipo di strumento interpretativo da parte degli organi preposti al controllo. Grazie. Grazie. Non ho altri iscritti a parlare, quindi 4.22 Gianluca Guidesi, parere contrario relatore del Governo, la votazione aperta. Garavini. Altri? Non vedo mani alzate. La votazione è chiusa. Presenti 381, votanti 363, astenuti 18, maggioranza 182, favori 116, contrari 247, la Camera respinge. Siamo al 4.3 Squeri, se nessuno... Onorevole Elpini, prego. Grazie Presidente, anche qui sottoscrivo l'emendamento e vorrei, io capisco la fretta e l'urgenza da parte della maggioranza del Governo di approvare questo testo, però la fretta ogni tanto rischia di farci... di portarci in errore soprattutto o di creare norme che non sono chiare. Prima abbiamo fatto un tentativo, è andato a vuoto relativamente a una questione interpretativa, qui invece andiamo a i colleghi Squeri e Elvira Savino hanno giustamente, correttamente fatto rilevare